di Tomasello, per dirci che l'onnipotenza di Dio era chiusa nel segno di un bambino che si fa prossimo, si avvicina e ama perdutamente tutti. Viviamo l'atmosfera del Natale con il cuore addolorato per quello che succede intorno a noi. Guerre tra popoli, guerre nelle famiglie, bambini che soffrono la fame in tutto il mondo e ci dimentichiamo dell'amore che tu sei venuto a donarci. Da anni ti contemplo in braccio a tua madre. Lei, dal volto austero e dallo sguardo attento, protende le sue braccia sicure in modo da sorreggerti, quasi trattenendo quel tuo corpicino che pur nel mostrarcelo ancora e sempre generosamente ce lo offre come il senso profondo di tutto e di ogni cosa. Ti vedo così in braccio a lei, eppure non seduto, ma in procinto di camminare. Sembra quasi che i tuoi piedini in avanti cerchino aderenza al suolo. Ma chi te lo fa fare? Non vedi che la gente queste cose non vuole sentirsene dire? Tu che sei la via, tu che sei il cammino stesso. Ti osservo, ti contemplo e faccio memoria di ciò che siamo, i cristiani, quelli della via, quelli che camminano insieme sulla via che sei tu e qui imparano ad amare come tu ci hai insegnato. E non nasci a Natale proprio per questo, per portare l'amore che solo realizza la pace universale e ci fa diventare tutti fratelli. Grazie Gesù perché nasci, grazie perché così incarnandoti Dio cammina con noi, venendo dentro di noi. Tu, Re dei Re, che hai convissuto con la nostra natura umana, dacci la capacità di amare con gratitudine il Padre e nella solidarietà i fratelli, a cominciare dai più fragili. Perdonami se non riesco a volerti bene come e quanto me ne vuoi tu, ma ti voglio bene davvero per quel poco che posso. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché
ricevessimo l'adozione a figli. Thank you.
entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo petto. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò: sarai re di un regno senza fine.
tuo figlio, Maria. Io me ne andrò. Rompere il nostro fidanzato, senza accusare. Così nessuno ti potrà condannare a morte per te. Io ti credo, Maria. Va bene. Ma questo è tutto. Sono solo un uomo. Perdona. Partorirà un figlio che chiamerà Emanuele.
mentre da Roma Cesare Augusto regnava su tutta la terra, un giorno egli, volendo conoscere il numero dei suoi sudditi, ordinò che si facesse il censimento in tutte le province del suo vasto impero. Questo primo censimento fu indetto quando Quirino era governatore della Siria. Dal suo paese e raggiunse i centri stabiliti per la trascrizione del suo nome. Anche la Vergine Maria, insieme al suo sposo Giuseppe, si mosse da Nazaret e dopo qualche giorno raggiunse Betlemme, luogo di origine della sua stirpe e quindi luogo del suo censimento. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. E Giuseppe era molto preoccupato. Perciò, appena giunti in città, si era affrettato a chiedere un alloggio per la sua sposa. Ripeto, qualcuno ci aiuti, ripeto,
favore. Per favore, aiutateci. Chi siete? Siamo due forestieri. Siamo venuti per il censimento. Dateci un alloggio. Anche voi. Ma prima cosa, questa non è una locanda. Assolutamente, non ho posto. Non è una locanda, non potete stare qua. E poi, guardi, la sua sposa sta per partorire. Ci manca pure un bambino piccolo qui. No, no, andate via immediatamente. Sono stanca. Calma, Maria. Guarda nelle case. Forse saranno più gentili. Per favore, aiutateci. Commento che anche voi cercate un alloggio. La mia sposa è in condizioni delicate e non può, non ce la fa più dalla fatica. Per favore. Non posso accogliere nessuno, una casa piena di parenti che sono venuti per questo sentimento. Il signor Cesare Augusto, come gli è venuto in mente? Non mi bastava contare i nostri soldi che li paghiamo per i minuti. Adesso vuole contarci anche a noi come te. Cos'è da pazzi? Come fare, Maria? È già sera. Tu non puoi rimanere in mezzo alla strada. Tranquillo, Giuseppe. Il Signore provvederà. Guarda, quella donna che vende il pane viene verso di noi. Andiamo da lei. Ti supplico. Non voglio entrare in casa tua, va bene qualsiasi cosa. Ti prego. Volentieri, ma ho casa dei dirigenti. Però almeno per questa notte. O se mi cambio di mano. Ecco, prendete questo. Sentiamo laggiù. Il mondo potrebbe vedere ore. Sono il rifugio di pastori e ore umane. Ma ci sarà dei fieri per il proprio tragico. E non una mangiatoia. Vorrà accogliere il bambino che sta per nascere. Lì vicino. Thank you.
esibirono e suoni di angeli, discesero a cantare e adorare. Oh, yeah.
c'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia alla loro legge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: dicendo che essa rivelava la nascita del Messia.
In questa convinzione, essi si misero in cammino per venire ad adorare, e la stella li guidò nel lungo viaggio. Sia gloria, onore, onore a te, o divino bambino. Tanti anni e con tanti sospiri, e perciò
fu chiamato il desiderato delle genti. Quanta festa si fa in un regno quando nasce al re il suo figlio primogenito, ma miglior festa dobbiamo fare noi, vedendo nato il figlio di Dio che è venuto dal cielo a visitarci, spinto dalle viscere della sua misericordia. Egli per questo è nato, per darsi a tutti noi.
volevamo rappresentare. E scusate per la modestia, ma credo che ci siamo riusciti. Alla fine di ogni rappresentazione ci sono sempre i ringraziamenti dovuti. In questo caso iniziamo con l'amministrazione comunale nella persona della vice sindaco Cristiana Canosa, che ringraziamo, sempre presente e sempre molto vicino a noi. La voce narrante Luigi Imparato. Le sarte Marisa, Antonietta e Maria. Grazie per il loro grande impegno. Aurora la Monaca per le musiche e gli effetti speciali. Il signor Pietro Mignonetti per le riprese, e stasera siamo andati anche in diretta su Ordona Notizie. Per le luci, il microfono di Nicola Dante, per la regia e per il suo impegno di preparare le scenografie, Mauro La Monaca. Perché questo non è un quartiere, è una città, io ci vengo 3-4 volte al giorno in
incontro molti di voi, perché ci tengo molto, perché tutte queste persone, le persone che erano qui, meritano tutta la nostra attenzione. E adesso, grazie a loro, e tenetevi stretti, perché sono bravissimi, oltre a un quartiere, come è stato definito all'inizio, adesso sta diventando una straordinaria comunità. Lo si vede dai sorrisi, lo si vede dalla generosità, lo si vede dall'entusiasmo, dalla voglia di fare le cose. È stato più Natale grazie a loro. Grazie. Pasquale. Sempre lì. Non lavai i piedi.